Buonasera a tutti, ancora con le immagini per Podismo e Atletica. Vedete, siamo subito in una giornata particolarmente diciamo, bella ma fredda. Come quella, sempre. Quella della seconda settimana di gennaio a Firenze al trofeo Sasi. E direi una gara anche questa qui molto partecipata, sempre molto intensa, ma direi particolarmente faticosa. Intanto con me Moreno Sinatti. Sì, no, una gara che è abbastanza impegnativa perché. Si, si svolge diciamo in quattro, quattro sezioni. La prima parte è abbastanza pianeggiante, poi c'è la salita, la discesa, e gli ultimi due chilometri. Di pianura, però è abbastanza la una salita impegnativa, lunga e la discesa altrettanto, che poi non è tutta discesa, quando arriviamo in fondo alla discesa ci sono anche alcuni tratti che si risalgono e poi scendono. Ecco, purtroppo non l'abbiamo potuta seguire perché non c'erano no, le, non le condizioni facile, le condizioni proprio pratiche di poterla seguire. Qui l'ho seguita invece correndo dietro, però ovviamente tanto per dare un po' l'immagine e far capire quello che era la competizione stessa. No, una gara si segue male anche perché altrimenti le immagini le immagini verrebbero molto smosse perché è, è molto movimentato, è, sì, molto, molto frastagliato. Sì, sì, sono le, alcune corsa. strade c'è qua, qualche buca. quindi Ecco, però, vediamo questa, anche la coda eh. del gruppo, abbastanza numeroso, che ha preso parte a questa competizione. Ormai per il terzo anno consecutivo fa parte del circuito del Grand Prix e abbiamo visto sempre una un ottimo quarto, quarto anno, quarto anno sì, e quindi abbiamo visto diciamo, che è una, un, una gara che sì. sta piacendo. quindi, ecco, intanto, vediamo poi l'arrivo. Purtroppo, dobbiamo aspettare per eh, Giovanni Nucera, che è stato diciamo, il protagonista di questa competizione, con uh, lui, Ivan Settignano, che gareggia, questo atleta, che è un duo atleta, anzi, un triatleta. Due triatleta sì. Duo, e poi al secondo posto abbiamo visto Abdellamed la Blaida, poi Belluomini André, poi ecco qui intanto vediamo anche l'arrivo di Pastolini che è andato molto forte considerando diciamo anche lui sono poco più di un anno che corre e già ha cominciato ad essere abbastanza preso sì, sì, di no. mira come no, pallone. Sicuramente qui ad Arezzo è uno dei, dei migliori, oh. quindi questo è, è Ria Roberto. De parco al che caratteristica sempre la maschera prima di partire <ride> e qui ecco Fabio Guidelli che diciamo è un po' l'atleta la sicurezza diciamo così fra virgolette per quanto riguarda il discorso degli atleti. Intanto abbiamo visto invece per quanto concerne la prima donna che è Lambra Pucci, atleta che abbiamo visto protagonista in occasione della il capodanno del ricorso, di corsa sì. proprio in volata all'ultimo all metro Ecco, intanto vediamo Ciambriello, via via si susseguono un po' gli arrivi di questi atleti, che vediamo al secondo posto per quanto riguarda sempre il settore femminile, che è stata l'atleta, anche qui un'altra atleta fiorentina, che si è ben, ben distinta. C'è da dire che anche la Cenni-Vigenziana ha partecipato a questa gara, anche, anche lei il percorso che gli si addice però... Eh, C'era molti Laura, ma poi nel finale, nel finale proprio è crollata completamente anche lei. Dice pensavo di poter rientrare, invece, poi dopo nel, nel finale non, non ce l'ha fatta insomma, ecco, a, a giungere al sì, terzo posto. Arriviamo... Mentre il terzo posto è per Parrini e Lisa Con chi di, la... pochi metri, eh, di pochi metri. Di pochi Francesca. No, <ride> quando arriviamo a fondo della discesa c'è un bel tratto di pianura. Che se, se ti c'è rimasto qualcosa, vai, altrimenti rimane imballato. Ecco Intanto andiamo proprio con le premiazioni per quanto riguarda le varie categorie in cui beh, diciamo che è stata sempre una premiazione ecco, per gli assoluti per quanto riguarda Nucero, La Blaida e Velluomini. Purtroppo, ahimè, Pastorini al quarto posto, quindi come l'agenziana, al quarto posto qui invece, come società abbiamo vinto: la Polisportiva Policiana ha vinto la, la classifica speciale. Eravamo anche la società più, più numerosa. numerosa e a punteggio, quindi no, era, ma questa è una spedizione che riesce anche perché è, è abbastanza giusto. comoda, non ci sono poche gare uscite ecco, E adesso l'intervista. Questa gara è sempre una gara bella, sia per il percorso che e oggi anche per il tempo, perché abbiamo avuto una giornata stupenda, un po' freddina, ma si corre benissimo. Il terreno è asciutto perché una decina di giorni non piove, si è avuto tantissima partecipazione, ci, circa più di 500 partecipanti, per cui siamo soddisfa soddisfa soddisfatti. E nel frattempo, pubblicizzo anche una nostra gara che si farà ecco, esatto, il 19 sì. di aprile. Eh, partirà da Bagnarripoli e questa è molto più impegnativa perché eh, saranno tre percorsi, uno di, di 13. 1 di 21 e la Marasola che gira su tutto il territorio di Bagnaripoli. Fino all'ultimo chilometro ero terza e speravo di mantenere quella posizione anche perché le prime due so che hanno un ritmo per me al momento non, non raggiungibile e quindi sarei stata soddisfatta se fosse arrivata terza invece gli ultimi 500 metri proprio ho bollato e poi è entrata anche una cosa psicologica e sono arrivata quarta. Ma questo bene, ti farà più arrabbiare per le prossime gare? Eh sì. sì. Sicuramente sì, si va sempre a migliorare. Sono contento perché per come andava qualche mese fa sono contento, sto riprendendo e quest'anno spero di, di ritornare in buone condizioni. Il percorso è adatto diciamo, alle mie caratteristiche, molto muscolare, quindi ho, fatto un po', ho cercato di, di fare il mio ritmo in salita per poi gestire la parte finale sapendo che la Blaida era sul ritmo, ne aveva più di me, quindi... Ho ho cercato di gestire il vantaggio acquisito in salita ed è andata bene. La gara è partita, è stata dura all'inizio per il freddo perché è stata una mattinata molto fredda, fin tanto non è uscito il sole. Infatti da metà gara poi questo aspetto è migliorato. La garanzia è bella, l'avevo fatta anche l'anno scorso, quindi i percorsi piacciono a me: nel senso un po' salite, scendi, tanta salita all'inizio, poi continua degli strap. Quindi... Ecco la Chiaramonte che avevi come avversaria principale. Quando è che hai avuto la certezza quasi di averla battuta? Certezza no, però diciamo l'ho affiancata all in... alla fine dopo un po' di salita, non so bene a che chilometro eravamo e un pochino siamo state insieme poi ci conosciamo quindi bene o male poi non, niente, io ho continuato la mia corsa lei è arrivata dopo poco non lo so però non abbiamo rispetto alle ultime due gare che l'abbiamo forse fianco a fianco questa non l'ho staccata prima però comunque con lei è sempre una bella lotta diciamo E adesso siamo passati invece alle orme di Sigerico a Monteriggioni in quello di Siena, dove anche questa qui è la seconda volta che il circuito del Gran Prix fa tappa. In questa gara, particolarmente questa qui impegnativa. Sì, impegnativa e a zero gradi, partenza a zero gradi, perché la partenza mi sembra c'è stata alle 9 la mattina, alle 9:30 e mezza. Comunque era, rimane un pochino giù basso e dove c'è il castello, no? Ma quando si corre giù basso era proprio freddo 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 però, è, è, però siamo vediamo gennaio, sempre, sì, sempre molta partecipazione sì, Questa sì. Era, era divisa in due percorsi uno di 11 e uno di 19 questa è la 19 km vediamo proprio eh, la partecipazione massiccia diciamo in questa, in questa gara anche di, di diciamo quasi 18 km 19, 18 e mezzo insomma qualcosa del genere in cui ecco, intanto vediamo Ria che come al solito si evidenzia proprio per le sue caratteristiche diciamo maschere proprio carnevalesche diciamo così fra virgolette anche l'estate quella il carnevale sempre sì, sì. e qui dietro subito vediamo gli atleti della Polisportiva Policiano che si postano in testa alla, alla gara e fra l'altro saranno proprio eh, quasi principalmente i protagonisti di questa competizione vediamo Tartaglini che anche lui aveva qualche Problema, diciamo, a, sì, era stato, qualche infortunio. Sì, Ma è stato un po' fermo. È ripartito sì. era una delle prime gare che fa nel 2020. E qui vediamo sempre Pastorini e Guidelli Che Guidelli, Fabio, quest'anno sì, è proprio allora ha gareggiato <ride> tantissimo. Gareggia, gareggia, Poi mm. Vannuccini, insomma, tutti gli atleti, diciamo, ve, diciamo, i più accreditati, quasi tutti, insomma, erano presenti in questa competizione. Qui, intanto vediamo Vannuccini, poi vediamo Banelli Quest'anno sarà un altro osso duro anche per quanto riguarda il circuito del Gran Prix perché farà parte anche lui del circuito del Gran Prix. Quindi vedremo, vedremo già dalla prossima competizione quali saranno le classifiche dopo cinque prove di questo, questo Gran. Prix. Sicuramente influirà molto la partecipazione, eh sì, la quantità eh, di gare che uno fa. E qui intanto vediamo proprio ne, la prima divagazione che viene fatta dopo circa diciamo un chilometro e mezzo, ma neanche sì, comunque che la partenza è, è, è appena appena discesa, poi facciamo il giro del castello e qui siamo eh, però, ritornando su. E però già, già sì. vediamo, no, no, vediamo molto, già, già la subito la selezione. selezione. Sì, sì, già <ride> la selezione, sì. Quindi questo per far capire che la competizione, diciamo, tutto sommato è abbastanza impegnativa. Sì, e eh, poi dice che qui, cioè, la, la 11 km, quella che ho fatto io, non era... Non era bagnata per niente, mentre la 18-19 aveva piovuto tutto il giorno precedente, quindi era abbastanza ampiaci. C'erano altri c'era c'erano altri che... E fra l'altro andando a riprenderle con uno con la moto, io ho fatto il famoso scivolone, quindi eh, per cercare di raggiungere le, le, diciamo, le asperità, le zone un pochino più impervie, ma a volte con difficoltà abbastanza intense. Ecco perché non abbiamo potuto poi riprendere in maniera più significativa questa competizione che sotto l'aspetto diciamo anche paesaggistico sicuramente molto molto bella e qui intanto vediamo proprio il susseguirsi dei partecipanti che dall'inizio dall diciamo alla, a questo tratto qui già dal primo a, agli ultimi ci sono, sì, sì, passa ci sono... anche venuti già ci sono diversi, diversi diciamo, metri di distacco, insomma, ecco. e poi ovviamente essendo una gara molto lunga i distacchi sono stati abissali, insomma, ecco, per quanto riguarda i primi e gli ultimi, e gli ultimi arrivati. C'è gente che partecipa, effettivamente l'ho visto anche qualcuno passare, che, cioè, perché gli piace fare quelle lunghe, perché no, no, altrimenti dico... Sì, sì, potevano fare potevano fare da 10 km tranquillamente fuochi, Però c'è questa mentalità ormai sì. diffusa di poter fare parecchi chilometri, quindi parecchi chilometri. Sì, anche er erano due percorsi differenti. Questo sì. uno era quasi tutto asfaltato. Però, nella parte quel... conclusiva si sì, ah, convergono sì, sì. tutti, sì, quindi ecco, addirittura eh, si sono incrociati i primi arrivati della 21 con quelli della, della diciamo sì, della sì. 10 km. Qui vediamo proprio ancora il tratto iniziale, proprio nella discesa, che portano quelli della, della 19 km da una parte, e gli altri da un'altra parte. Insomma. Ecco, quindi, qui abbiamo visto anche Genziana, poi vediamo Volpi, ecco, gli atleti che si stanno diciamo, dirigendo nella parte iniziale che è favorevole, quindi in discesa <coughs> tutti vanno, vanno molto bene. Vanno. E poi la parte successiva che invece crea qualche, qualche problema. Addirittura un tratto era proprio un mezzo al bosco, abbastanza consistente, anche se ci sono, per esempio, i tratti molto, anche cioè, molto facile bello. anche percorrere. Sì, per sì, sì hanno detto che è molto bello, io non, non lo so perché non l'ho fatto, fatto sempre la 11, però ecco come percorsi molte volte vale la pena farli, eh, però il problema è che sono lunghi esatto, no ecco poi per quanto riguarda poi il discorso anche degli arrivi, fra l'altro, questa qui è una gara con degli arrivi direi impressionanti perché l'ultimo chilometro circa è una pendenza abbastanza consistente, ah, sarà, insomma, è. sarà al 30%, <ride> non so, penso anche più. No, no, l'ultimo è quello, se la vedi prima di partire e, e dici qui devo arrivare da qui, insomma, ti scoraggi subito a partenza, poi dopo quando sei lì sotto, vai, vai su perché penso che saranno pochissimi quelli che l'hanno fatta tutta di corsa. Io ci volevo ci ho provato, ma no, non ce l'ho fatta, mm -hmm. quindi eh, c'è il tratto finale che poi penso con le immagini dovremmo averle realizzate insomma, per cercare di raggiungere i primi classificati. Effettivamente c'è un tratto tosto, insomma ecco, quindi molto, molto, molto diciamo, impegnativo. E, però ecco, queste gare qui all'inizio della stagione, Moreno, bene o sì. male, vengono fatte un po' da tutti. Ecco, quindi vediamo proprio una partecipazione assidua anche perché dicevamo. E sappiamo ormai per tradizione che la preparazione invernale è importante: quindi fare chilometri, fare, fare, chilometri, chilometri, sì. fare chilometri, Poi, ovviamente, nel periodo estivo dovrebbe essere l'inverso, quello di fare e chilometri velocità, molto velocità, più sì. questa rapide. è la partenza della 11 km. Esatto, quindi questa qui, dopo circa un quarto d'ora. È eh, partita anche la gara più breve, quella di. ma più, di... Dice, era più numerosa come partecipazione. Sì, sì, ecco, molto, molto partecipata, chiaramente, anche in questo caso. Qui, ovviamente, quelli che non hanno voglia di fare due ore di corsa hanno preferito fare <ride> un'ora e, un e qualcosa in quella lì. però come dicevamo prima, anche il ritardo della partenza di questo ha quasi coinciso esatto. con l'arrivo eh. con quelli altri per alcuni sì sì per alcuni ovviamente eh, no, primi non, i primi no non, sono, parecchi, non è accaduto sì, sì. però direi che comunque sia diciamo eccetto i primi 7, 8, 10 poi il resto diciamo sono arrivati i primi di quelli della gara della 19 qui intanto vediamo proprio la, la testa della corsa eh, presieduta da dalle biciclette, insomma, ecco, sì. che seguivano proprio come la prepista. E qui, sempre questo tratto iniziale, vediamo qui Sir Luca Ciambrello, i due atleti, diciamo, senesi che eh, cercano di imporre un po' il ritmo iniziale. <coughs> ecco In questa, in questa competizione, beh, abbiamo visto per quanto riguarda il settore femminile, l'atleta della. Dell'Atletica 2005, che però gareggia anche come. La, 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 una squadra di grossetto tra il. Eh, quella, la, Master. a me sfugge il nome, comunque una, una strada, Masterfield, Masterfield ehm. di sì, sì, sì. Ah. E la Munichi Roberta, che fra l'altro è stata beh, protagonista, direi, a po, Policiano Esatto, quindi insomma è un atleta che benché non più giovanissima ancora. gareggia moltissimo, <coughs> riesce a andare molto gareggia forte. gareggia moltissimo e, sì, e va molto bene, sì. Ecco, qui vediamo anche Orsini Federici che rimane diciamo, nella, nella, diciamo, nel gruppo intermedio della, della competizione. <coughs> dicevamo Moreno, questa qui è la, dice, fra altro è la. quinta tappa del Grand Prix. Quest'anno sono state tutte molto ravvicinate. Queste sì, prime tappe del Gran, gran Prix. Ora c'è un momento di, di, stancasi, di vuoto di anche perché è impegnato ovviamente con i cross e quindi ci saranno. Le corse campestri, i campionati di società, queste cose qui, i campionati di mezza maratona a Verona a metà, a metà febbraio e poi si riprenderà a marzo con eh, diciamo, la gara. Ecco, per quanto riguarda il circuito del Grand Prix, ecco, tanto vediamo a la Monicchi, sì. Dicevamo che si riprenderà con la corsa a San Zeno, la corsa camminata della ah, Valdigiana, della che come al solito sarà intorno ai 14 km una gara abbastanza impegnativa, impegnativa sì, sì, è abbastanza però è molto anche quella è molto bella insomma ecco, ha detto anche degli, degli attrezzi sì, c'è la parte centrale che è abbastanza impegnativa poi dopo eh, C'è cioè, cioè quella salita lì. Che quel un, crinale, quel tra, crinale tra, San e, tra San Zeno, San Zeno sì, sì, che è molto molto spettacolare, direi così, che sovrasta un po' tutta la Val di Chiana. Quindi, quella effettivamente è una bella zona. Stiamo cercando di verificare se ci sono le condizioni per poter A realizzare minale, sì. anche una gara diciamo di mountain bike. Quindi, nella stessa giornata, sappiamo anche che ci sarà una. Eh, anche una inaugurazione di un altro reparto lì nel termovalorizzatore, quindi insomma vedremo, vedremo un po' quello che avverrà tra qui e il 29 no, di marzo. Un mese e mezzo, sì. sicuramente sarà sempre la solita manifestazione, molto premiata, poi con uh, un ristoro anche finale, direi particolarmente diciamo abbondante. E intanto qui noi vediamo questo che numero diciamo, impressionante di concorrenti ah, comunque, che l'atleta la, cioè la, la, la per il Greggio Ribelle insieme sì. alla Alessio sono riusciti a realizzare nonostante le difficoltà ecco, sì. del caso. E qui vediamo proprio la Municchi che in questo caso qui, qui sta facendo dei ritmi molto sostenuti addirittura nel, è a livello di Stefano Sinatti <coughs> quindi per dire anche quello che l'atleta senese riesce a, a realizzare e sarà probabilmente anche lei della partita in occasione dei campionati italiani master di atletica che saranno a settembre ad Arezzo. Sicuramente parteciperà perché è la, è la moglie di un altro <ride> corridore molto forte sempre della, della stessa società maschile. Quindi Ecco qui vediamo alcuni tratti intanto del trail che si è verificato nelle, nella zona proprio delle, di Monterigioni e qui ovviamente alcuni reparti, alcune zone che sono state riprese purtroppo i primi eh, erano, erano, già, erano passati. già passati quindi non siamo riusciti a riprenderli anche perché per poter raggiungere queste zone bisognava fare dei tratti particolarmente eh, diciamo lunghi per <coughs> poter arrivare alle corse, quindi noi siamo, se si ripreso quelli che abbiamo potuto riprendere anche nelle zone delle retrovie, ecco qui vediamo chiaramente il notewalking, walking, alcuni che, che diciamo con le bacchette riescono a utilizzare per cercare sì, di correre, eh, sì, sì. eh, questo gara è abbastanza precario, addirittura qui in questa zona... Il sottoscritto ha fatto un bel volo. Ha fatto. Ecco qui intanto stiamo riprendendo anche alcune zone. Queste, ecco, questa stiamo ritornando questa verso è, la zona del traguardo. Sì, del prima, prima esatto. della salita, un chilometro e mezzo prima dell'arrivo. Siamo circa un chilometro e mezzo dall'arrivo. E qui ecco, vediamo un tanto Refi sulle spalle, alle spalle. Poi tutti gli atleti che stiamo riprendendo, ma ovviamente dobbiamo stare attenti anche alla, alle precarietà diciamo, del terreno per poter... Arrivare incolumi anche alla, al traguardo. Intanto qui vedete proprio la zona dell'arrivo, una eh. zona particolarmente impegnata, che è l'ultimo tratto, vediamo Brandini. Chi è intanto, più facile tratto, sì, ecco, ma intanto qui proprio andiamo a indugiare per far capire da dove vengono i concorrenti, come vedete molti diciamo, preferiscono farla anche a piedi. L'ultimo tratto, ecco qui invece chi non va a piedi è la Roberta Monicchi. Che, diciamo con questa capigliatura viola, fucsia anzi riesce a fare... Si, si è lamentata su, su Facebook perché c'era sempre nelle fotografie, c'è sempre dietro quel, quel signore, sempre dietro che riusciva tutte tutta la visuale, insomma, tutta la cosa. Eh, per, per avere un po' di notorietà eh, bisogna essere dei soggetti, vi ricordate quello che era sempre nella televisione da un'altra parte? Anche oggi l'ho visto. <ride> E quindi ecco, quindi qui vediamo intanto alcuni che arrivano al traguardo con qualche piccolo problema muscolare. Ecco, qui ancora volate. Per quanto riguarda anche i concorrenti che giungono al traguardo, molti partecipanti della Menzana di Siena, una mia vecchia società di appartenenza degli anni 70, pensate un po'. Eh, però a quei, livelli, a quei tempi lì era una società di buon, eh, buon livello c era agonista era, agonista, esatto. adesso era, era, era proprio menzana siena c'era proprio il discorso insieme anche alla, mm. alla squadra diciamo di basket e quindi chiaramente aveva una quotazione notevole in quel periodo lì e adesso comunque sia è sempre una società che è blasonata insomma quindi tutto sommato ancora sempre molto molto diciamo in evidenza <coughs> intanto vediamo l'arrivo anche di Refi Mirko ecco via, via si susseguono un po i vari, i vari arrivi queste sono per la 10 km ovviamente provati ugualmente anche in questa gara qui perché sicuramente no no cioè, sono cose tutti e due tanto una è più lunga e una è più corta ecco diciamo che nella gara nella gara lunga intanto ecco vediamo l'arrivo proprio della Munichi eccola qui che alza le dita al cielo, poi arriva anche Stefano Sinatti, poi via via si susseguono un po' gli arrivi e eh, arriva anche Cocchi, arriva, ecco chi arrivano, si susseguono un po' le, gli arrivi sia del settore maschile che del settore femminile, però li vediamo molto soddisfatti tutti anche nel momento in cui giungono a... Sì, perché è, sta, è una liberazione. Quando arrivi è una liberazione, perché dopo quella salita in quel modo... È, e poi so, arrivando su, diciamo, ecco, anche a Monte proprio dove c'è il castello, è no, anche beh, spettacolare. <coughs> insomma, beh lì non può essere una bella piazza, qui quindi... c'è... giornata, direi, sì. limpida sotto questo aspetto, che poi anche la temperatura quest'ora qui già si era un pochino eh, migliorata. Intanto vediamo anche il tuo arrivo, abbastanza... Tanto, sì. <ride> ecco qui, intanto vediamo Ria nella salita... E qui stiamo riprendendo, vedete, proprio molti. Molti eh, primi non l'hai presi. Molti. Molti che sono. quelli Quell'altra della 10 eh. km e mezza delle 11 km. No, era 11 e qualche mezzo comunque la gara, questa, quella più corta, questa è pastorina. Ecco, eh, come... Che vediamo Fabio Guidelli. e non, non siamo arrivati. Ecco, dopo. Meno male avevamo una telecamera fissa al traguardo che ha ripreso Alessandro Annetti. Quindi noi non siamo stati in grado di poter riprendere. Intanto, vediamo: Guadagni Sergio che invece lui aveva fatto la 10 km quindi per far, capire, metro. Sì, per far capire quello che era. Ecco Poi, dopo, arriva anche eh, Guerrucci. Per quanto riguarda il secondo della. Della, ben, della 19 km per l'Orecchiella sì. poi al terzo posto invece arriva Vannuccini Francesco. Che ancora non lo vediamo, eccolo qua Vannuccini Francesco. Quindi, primo, terzo, quarto, quinto, sesto della, della polisportiva policiano. Quindi direi un grande, un grande diciamo spolvero da parte di questi atleti, ecco che vediamo anche Tartaglini. Che poi. <coughs> E qui vediamo anche Fabio Ghidelli Che veramente quest'anno è, è partito alla grande. Vedremo un po'. C'è stata solo la defezione de, di Cavriglia che è toccato ritirarsi. È fermato, sì. <ride> e qui intanto anche Pastorini. Poi arriva Ria dovrebbe arrivare Ria Roberto. Poi Bannelli Luca. Che l'anno scorso l'aveva in questo è Bettarelli. Bettarelli. Ecco qui vediamo anche la vittoria di Genziana Cenni, anche lei. Grande risultato, sta migliorando moltissimo sì, anche il la, la eh, scorso. anche eh, insomma, quindi quello anche per, per, per capire quello che riescono a realizzare, poi Marchetti Daniele abbiamo visto anche giungere al traguardo. Via via si susseguono un po' gli arrivi in questa piazza. Direi di. Grande prestigio, ecco. Arriva anche Volpi, Volpi Francesca, cioè, che è strano: ha fatto quella più lunga perché lei predilige quelle più, più brevi. È fatto forse per fare un po' di, di e, chilometri. E la Volpi Valentina. E la Rossi Valentina. Rossi Valentina, sì. Inseparabili. Ecco, qui intanto vediamo le ristorie, ovviamente molto importanti alla fine delle, della competizione e, e poi, poi le interviste. Beh gara durissima, pensavo, mi ricordavo dallo scorso anno che era un po' meno dura, quest'anno la pioggia si è fatta sentire, il fondo era abbastanza sconnesso, scivoloso, però è sempre una bella gara. Ecco, hai avuto i compagni di squadra insieme per un certo tratto, poi dopo cosa è successo? Dimmi quando è stato un po' l'epilogo importante per, per scappare per andare a vincere questa competizione Beh, ho cercato sempre di sfruttare un po' la, la, le mie peculiarità diciamo andare in agilità in, soprattutto in dove rispiana o scendo un pochettino il percorso e stare un po' più accorto nelle salite e quello forse ha pagato sono molto contenta per il risultato è una gara molto impegnativa soprattutto insomma, una distanza anche impegnativa per quelle che sono le mie condizioni ultimamente e, però il percorso era Sicuramente molto muscolare, quindi se non sei allenato quando arrivi sul finale lo accusi. Infatti io dopo la lunga discesa sono arrivata negli ultimi 3 km di pianura, meno male che avevo un po' di margine, quindi mi sono permessa di recuperare e di poi affrontare con le ultime forze rimaste lo strappo finale per arrivare al Castello. Uno spettacolo come paesaggio, veramente la gara è un percorso da trail. Uh, non uh, di quelli che ti mettono a dura prova, per, è orribile come piace a me insomma ora allora siamo passati invece alla cross, alla campestre, la prima prova di campionato di società di Lucca di domenica scorsa. Ahimè, dove i colori diciamo, della polisportiva di Policiano eravamo partiti con idee belle: eh, sì, 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 sì. <ride> eh, le, nel, nelle gare e nelle corse non si può mai dire <ride> quello che accadrà qui intanto vediamo Zanti Samuele che è arrivato nei primi cinque nella categoria dei cadetti e quindi molto diciamo partecipato nelle eh, categorie è. giovanili che anche qui sempre un'incognita in che vince che non vince di solito lo sai quasi sempre però non è detta al 100% c'è da dire l'ultima intervista che abbiamo visto era quella di Annetti che non ha partecipato a questa gara perché corso quindi in quell'occasione con la febbre a 38 e quindi era ancora era in convalescenza e qui ecco intanto vediamo alcune fasi della gara precedente e adesso siamo pass passati con la gara del settore femminile vedete l'assoluti sono le due gare diciamo dove ci interessava maggiormente anche per i colori diciamo aretini principalmente accreditati per quanto riguarda la possibilità di Partecipare ai prossimi campionati italiani di Campi Bisenzio del 14-15 di, di marzo. E qui ecco la gara femminile, direi grande, grande gara con eh, la giovanissima Settino, protagonista anche a Policiano in occasione della refana campestre. Qui non c'era la Mahmoud e quindi, mancando lei, diciamo, ha avuto quasi eh, vita facile la Settino che, fra l'altro, Ricordiamo che è, è allieva, quindi ha lei fatto, ha fatto due giri invece dei tre. Quindi... Esatto, lei è stata sempre quella che ha tirato la, la gara. E qui sembra un percorso molto semplice, effettivamente. Quando l'abbiamo visto di qua, oggi è una giornata mh, positiva, bene gli appoggi, non ci sono difficoltà. Mentre poi nella parte più distante dalla eh. zona dove alcune immagini abbiamo ripreso nella parte più distante era veramente impegnativa pesante, il percorso pesante si affondava a 15 euro. dove le scarpe proprio avevano una specie di ventosa cioè proprio le, la melma eh, tirava le scarpe verso il basso e diventava difficile addirittura c'è stata la Genziana in questo caso qui c'è Genziana che eh, ha lasciato le scarpe lì è toccata fermarsi togliere le scarpe dalla melma rimettersele e ripartire quindi chiaramente capite che quando uno è in gara in queste gare qui non è una gara diciamo che una la possibilità di recuperare chissà che cosa quindi quando perdi già diciamo, quei 30 40 metri è perso sì, per di più perché fra si sì, sì, si no, scioglie la rimettere la, la scarpa e perdi eh. E infatti qui ecco vediamo intanto la mugno un'altra delle atlete la canuto che è andata benino eh, in questa è arrivata quinta assoluta quindi era eh, la, sì. no, no no apposta qui la, la canuto e qui vediamo anche Veronica Vannucci eh, che ha cambiato squadra però, ricordo, vecchi si, guardi, beh, però sì, vecchia ah, però insomma, ancora viaggia anche sì, la Finelli. Sì. ho visto che c'era sì, anche sì, lei sì, sì. gara del 70 sono arrivate tutte quindi, nelle prime 10 assolute insomma voglio dire quindi sono andate molto bene sono andate ecco qui vediamo Cenni Genziana che nel primo tratto era abbastanza tranquilla poi nella seconda parte quindi anche Volpi Francesca che alle sue prime esperienze sì, diciamo campestre. Così, <ride> di campestre però per motivi di società ovviamente ha partecipato Poi. perché mai per motivi di società ha partecipato sì, lei anche alto, Roghi, sì. Roghi Katia ecco. che fra l'altro ha fatto una, no gelate, sì. una notte brava diciamo sì. così fra virgolette quindi la mattina era abbastanza ancora non in condizioni da poter spingere più di tanto quindi vediamo Scenni ancora Genziana, a Genziana a tirare la gara ovviamente una gara molto Qualificata quella del campionato di società. Che sì, fra allievi e, e assoluti, erano 111 a partire, insomma, un bel gruppo. Le allievi erano una quindicina, quindi erano più di 80 85-86 erano le, le assolute. E qui, ovviamente, tanto vediamo sempre nella, nella parte qui diamo la Mugno insieme anche alla, alla Canuto e poi ancora dietro le altre vedi, fanno passi brevi perché eh, eh, lì affondava già questo è un percorso direi sembra molto facile però non è, non è poi così ecco nella parte un pochino più lontana dove ancora non lo vediamo noi effettivamente lì c'erano delle situazioni diciamo di precarietà per gli appoggi importanti quindi vediamo Settino che sempre a spingere dietro la Morelli, poi la Spighi, la Bernardi, insomma questi erano un po' gli atleti, qui proprio l'arrivo della Settino grande promessa diciamo del mezzofondo sì, toscano. Ha vinto anche la Cinquevullini mi sembra lei ha vinto. Quindi vinto. Speriamo, speriamo bene, speriamo che per quanto riguarda questa eh, quest atleta. Da quando è allieva eh, vince sempre, eh, cioè, dall'anno sì, sì. scorso, quest'anno è il secondo anno allieva, però cioè, è una marcia in più di tutti gli altri per adesso. Ecco mentre dalla parte sinistra arrivano le, le allieve e dalla parte destra invece lo scorrimento delle categorie assolute promesse senior che dovevano effettuare invece mh, tre, giri. tre giri, quindi 6 km, poi dopo invece la seconda fase saranno 8 km anche per le assolute, quindi diventerà particolarmente impegnativa quella di Empoli, primo sì, marzo, beh. dove si, si giocherà tutto, anche la polisportiva poliziana si giocherà tutto, si giocherà, intanto vediamo ecco la scenicenziana che qui aveva perso già qualche posizione proprio dovuto alle caratteristiche delle, percorso, della, delle del fermarsi, terreno, del fermarsi quindi questa la, la un pochino danneggiata. Ecco che poi ovviamente già prima c'erano transitati i ragazzi, i ragazzi, sì, cadetti, gli sì. allievi, quindi insomma ecco è una gara che... E qui intanto vediamo l'arrivo per Giulia Morelli dell'Atletica Livorno che va a vincere, al secondo posto invece Ilaria Spighi della Sestese, eccolo qui giunge l'altra guardia in volata, sulla Marta Bernardi. Delle panche Castelquarto, questa qui è una triatleta che addirittura ha fatto anche la gara a, ad Arezzo, la mezza maratona, è andata molto forte. Questa è proprio fa triathlon, e quindi vedete, riescono a, a, a diciamo ad essere periodo, protagonisti sì. eh, da tutte le parti. Vediamo la Mugno che lei è una specialista di corsa in montagna, quindi oh. i terreni pesanti sono alla sua portata. Poi vediamo la Elena Canuto, l'atleta. Okay. Aretina che corre per la Castello, che comunque si sì, è sempre nelle posizioni diciamo di maggiore prestigio. No, è andata fuori, è, è, è andata fortissima. È andata è andata fortissima. E poi al sesto posto vediamo la Bertole, Bertolotti, poi settima la, la invece Vannucci. la intramontabile Veronica Vannucci, poi Claudia Fignelli. è andata forte anche siciliana, lei. Siciliana ormai eh, in eh, stanza eh, diciamo, abisa, toscana. Abita, sì. Anche lei con. Eh, il Radio Centro, Centro Web, Centro, web. Sì. Sì, che sarà questa dove c'è inserita anche la Barneschi, Francesca Francesco. Barnesca. Una società nuova creata da Panichi Luca. <coughs> e qui ecco via via si sussegue No, anche qui c'è da <coughs> dire che la Cerica Castello per adesso è, è avanti. L'anno scorso c'è stata la battaglia Cerica castello lammarie no, quest'anno sicuramente sarà quella, però sembra che quest'anno la Cerica Castello sia un pochino più avvantaggiata più forte, più forte, Sì, sì, forte, forse sì. ora vediamo un pochino eh. ecco che intanto vediamo susseguirsi delle vari, dei vari arrivi e fra non molto dovrebbe arrivare anche la genziana cenni la prima delle nostre atlete eccola qua qui vedete anche volate finali chiaramente in questo rettilineo ecco questo si spinge bene qui vediamo proprio la, la Genziana cenni e poi, qui siamo passati invece alla partenza del settore assoluto, anche qui 180 atleti al via, quelli, circa con l'Unione. Sì. E qui partenza subito fortissima per Yassin e il Khalil, che a dire diciamo dagli altri avversari era quello temibile da parte della, del grande cioè, squadrone sì, del Presidente de della Piapuana, dice: Hanno tutti paura di lui. Dico: Speriamo, dico, eh, speriamo. <ride> Eh, ovviamente diciamo, le, i presupposti c'erano perché abbiamo visto i primi due giri nel gruppo di testa. Vediamo proprio ecco, gli atleti. Vedete, su, lì la parte più è proprio il tratto diciamo, fra quelli più impegnativi in quella zona lì. Eh, dove riprendevi te, Moreno? Sì sì, sì. Zona... sì, sì, no, ha fatto il E direi che, <coughs> che sia, sia Graziani che anche Tar Tartaglini sono andati molto bene. Poi, ovviamente, non abbiamo. Eh, diciamo da, da dire niente per quanto riguarda Fabio Gridelli che sappiamo che è uno è un tenace è uno che tiene sempre Quindi intanto vediamo fra le prime posizioni anche Simu Checa. poi con eh, Yassin e eh, Cali era lì poi Agnello Turroni Terrasi il campione italiano ex campione italiano di mezza di maratona e poi Boamer Mei, Shalab, insomma tutti gli atleti, eccetto in questi 10 atleti ce n'erano soltanto Simukeka che era la ricchiella, poi c'era Mei che da il castello e il Khalil della Polisportiva Polisciano. Questi erano gli atleti maggiormente accreditati in questa fase della, della gara. Ecco qui vediamo proprio i ritmi, erano anche abbastanza sostenuti, vedete anche Midar che è un pochino dietro, poi ci sono Graziani Emanuele che... Beh, direi ha tenuto molto bene considerando sì. il 9.08 che ha fatto tre giorni prima anche Ancona nei 3.000 insomma, sta aumentando la sua velocità anche di, di corsa ecco. e qui ovviamente lotta serratissima eh, sì, sono, eh, sono lo sono spazio, sì, spazio fra uno e l'altro ce n'è pochissimo scusa nell'ultimo giro se no sono tutti di basta che uno si rilassi un attimino sono tutti in agguato Ecco qui vediamo anche, beh, direi anche per quanto riguarda notturni, le prime esperienze nel cross, un cross lungo così per lui è stata una buona, allora, diciamo, presenza. Sì, sì, sì. ecco qui intanto vediamo, vedi, ancora sempre nel gruppo di testa per quanto riguarda Yassin e Khalil Kalil, che i primi due giri l'ha fatti proprio da protagonista, anzi addirittura il, il secondo giro è andato a tirare, è proprio dato uno scossone a tutto il gruppo. Poi qui vediamo invece Grazie. anche Graziani che è andato bene, ha mantenuto bene la sua posizione anche proprio come poi Malvin Matthews, Satiliano, poi Tartaglini che stava recuperando progressivamente anche lui un po era da qualche infortunio quindi doveva andare in crescita, poi Pastorini, eh, Michele Pastorini anche questi giovani diciamo promesse ecco del, oramai anche lui del cross e del podismo aretino, poi Fabio Guidelli e qui ecco qui è il momento in cui non vediamo più Yassine e Kalil, ovviamente c'è stato questo problema ha che perso ha, perso, ha perso la scarpa, non riusciva a prendere la scarpa, alla fine chiaramente poi c'è anche una, una forma anche di orgoglio per chi è ripartito, ma chiaramente quando ti hai già quei 60, 70 metri o 100 metri di stacco difficilmente con questi soggetti riesci a recuperarlo, poi ovviamente l'orgoglio personale... Ti induce a, quasi a, a lasciare andare quindi ecco lui più che altro a livello proprio psicologico si, testa, <ride> si, è, è, si, è, ritirato si è ritirato non tanto a livello, a livello fisico intanto vediamo comunque meno male che avevamo graziani e tartaglini e poi eh, guidelli e pastorini che diciamo hanno tenuto un po la, la situazione eh. Abderrazak qui ecco, intanto l'atleta che Junioris, junioris dell'atletica toscana la dell toscana atletica futura. futura che ha vinto anche recentemente il Campaccio poi a 5 minuti mi sembra arrivato secondo primo insomma cioè è uno, uno che ormai è, è fortissimo è, sì, è, è fortissimo, fortissimo. No, meno male che noi siamo andati là con sei atleti. Perché, dico, eh, Ma poi c'è no, stata la eh, defezione, la defezione Cardelli di Cardelli ammalato ammalato, muori am... infortunato. infortunato. Quindi, tutti e tre i personaggi eh. che potevano dire la loro. Niola che ancora non erano in no. condizioni perfette. Insomma, quindi siamo andati giù, prima con quasi un esubero di, di partecipanti, che poi, invece, alla fine sono rimasti, <ride> sono, rimasti, sono rimasti. corti. Poi anche Sisi, anche lui, è influenzato, insomma, non è potuto essere per te, presente. quindi Tutta una serie diciamo di... Vabbè, ora c'è tempo fino al primo di marzo. Speriamo, speriamo, speriamo. Che, che in quella segretazione lì si siano tutti rimessi... E qualcun altro ha malattie <ride> dell'altro? Eh, vabbè, queste purtroppo sono le, le competizioni che... Ivernali specialmente eh. sono soggetti, il periodo delle campestre proprio è proprio il periodo delle influenze, quindi capita una volta quella, una volta quell'altro. Ecco, qui vediamo comunque Dibra insieme anche a Tartaglini. Direi che Tartaglini ha fatto una bella rimonta nei confronti anche del compagno di squadra eh, Graziani. E poi, dopo insieme, hanno corso l ultimi, l ultimi tu, tutt sì. tutta la gara insieme. Ma direi comunque da spendere due parole per la il gruppo podistico parco alpiapuane che veramente è uno eh, squadrone non ce n'ha per nessuno proprio, proprio cura bene ah. il discorso delle campestri e delle, e delle cross e delle corse su, su strada quindi sicuramente atleti fortissimi sì, chiaramente cioè ti, sono atleti che vengono da tutta italia quindi sono atleti da... del piemonte lombardia e sicilia eh sì, più o quindi... meno sono questi atleti qui che vengono gioven però ecco se consideriamo che nei primi dieci ci sono esattamente 1 2 3 4 5 6 6 atleti del eh, non c'era qualcosa mancava qualcuno eh? esatto eh. quindi insomma ecco per dire quindi questo per farvi capire qual è il livello ovviamente puntano anche ad essere protagonisti ai campionati italiani Vediamo un po' intanto abbiamo visto Simukeka che nessuno quasi si aspettava che andasse così non, forte e invece non era fra i favoriti e invece eh, eh, si, si sono dovuti ricredere perché poi il campo dice un'altra un'altra storia insomma ecco quindi abbiamo, abbiamo visto anche terrasi atleta che forse le campestre le però l'anno scorso abbiamo avvito, visto a, assoluto il campione a, toscano a, è stato a Empoli sì. lo vedremo molto forte quindi vedremo un po' ecco a Empoli ci sarà sicuramente il giorno della verità quindi il primo di marzo sapremo se anche la Polisportiva crociana sarà della Farà parte del campionato italiano di cross oppure no? Cercheremo di mettercela tutta. I distacchi tra le varie società non sarebbero tanti. C'è da dire che anche qui rappresenti l'Atletica Sestini, con quattro atleti, quindi cioè, e, 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 anche, e alcuni ragazzi hanno fatto una discreta figura anche a livello di cadetti e ragazzi. Ecco, quindi tanto l'arrivo per quanto riguarda la categoria juniores. Junior Ecco, dicevamo che anche le altre squadre presenti per quanto riguarda la, la free run, addirittura eh, Satigliano e poi eh, c'era. Free runner. Della free runner. Ah. Sì, della free runner con eh, poi Faltoni Davide, che eh, per eh, esigenze della società, società ha ah. gareggiato, ovviamente, ha controllato la gara dalle, dalle retrovie e qui intanto vediamo i due atleti della Polisportiva Bruciano Tartaglini e Graziani poi ecco Satigliano amicisci. subito dietro più o meno quindi, e poi ovviamente le, ecco che Fabio Guidelli che con il suo passo riesce ancora a controllare bene molto la situazione quindi abbiamo l'arrivo di Simu Checa del gruppo sportivo Oricchella. Garfagnana, grande personaggio. Ormai è che l'abbiamo visto molto e spesso nelle varie gare di corsa su strada, eh, nelle maratone e nel mezzo maratone. al secondo sta, posto. Stabili, per... stabilizzato in, sì, in Toscana. Sì. Quindi. Abbiamo visto al secondo posto: Agnello, Vincenzo Agnello del Parco Alpeapuane, poi Paolo Turroni, sempre Parco Alpeapuane, Terrasi Alessio, Parco Alpeapuane. Poi ancora Buon Omar, un nuovo acquisto per quanto riguarda la la società diciamo, del parco Alpiapuane, ecco che vediamo Terrasi all'interno, in mezzo ci sono anche alcuni giovani della categoria Juniores e poi vediamo qui è anche, ecco è andato anche molto bene... Beh, Massimo, sì. sì il percorso era abbastanza eh, duro, abbastanza quindi torto, per lui sì, no, sì, bene, sì, 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 sì. è adatto per questi percorsi qui. Ecco, qui ora vedremo fra non molto l'arrivo anche dei due protagonisti della polisportiva Policiano con Graziani e Tartaglini. e Tartaglini. E poi a seguire ci sarà ancora Fabio Guidelli. Ovviamente i prossimi appuntamenti, come dicevamo, 1 marzo, per quanto riguarda la. E qui arriva Fabio Guidelli. Per quanto riguarda diciamo la i Cross, corsa campestre, e poi ovviamente ci saranno le, proie, le varie corse podistiche che si disputeranno nel periodo marzo e aprile. Bene, con questo noi vi salutiamo, ovviamente diamo un appuntamento alla prossima trasmissione che dovrà esserci indicativamente verso i primi di marzo.